scegliere l'invitante vetrina di tipicità anche la confraternita dell'Umido di Petritoli, che si presenta ripercorrendo la tradizione e la cultura gastronomica del territorio attraverso riti, racconti, ricette tramandate e la degustazione di un piatto simbolo della tradizione popolare del Fermano. Buongiorno a tutti, grazie per la vostra partecipazione. Ringrazio, non sapevo che c'erano delle persone che si erano prenotate online, perché tutta questa nuova tecnologia, io essendo un po' antico, datato, qualcosa mi è sfuggito. Mi presento, sono Renato Rossi, il gran maestro della confraternita dell'Umido che abbiamo fondato, diciamo, proprio in questo anno. Prima di spiegare un po' cos'è la confraternita dell'Umido, facciamo un pochettino di logistica, così riusciamo tutti quanti a raggiungere degli obiettivi, che è quello che è l'assaggio dell'Umido di oggi. Logicamente, appena abbiamo finito questa presentazione, ci sarà l'assaggio dell'Umido e non pensavamo tutta questa grande affluenza, però abbiamo visto che il riscontro c'è stato e questo ci fa solo che piacere. La cosa che ci interessa è quella della condivisione sul territorio, della conoscenza di quello che era, come dicevo prima, cultura e tradizione di quello che noi stiamo facendo con la confraternita dell'Umido, non qualcosa verso noi stessi, ma qualcosa di allargato al territorio. La fase, poi termino perché avrete fame, è quella di contattare i vari, qualsiasi persona che cucina o qualsiasi ristoratore a tutti i livelli che ha una ricetta da proporre dell'Umido, perché noi andremo a utilizzare i nuovi moderni mezzi di comunicazione, ossia faremo un sito internet della confraternita dell'Umido e una pagina Facebook, okay? Con l'iscrizione che uno può mandare la sua ricetta della tagliatella con la papa. Certo, la papa non è che se dopo la papa uno la mette sulla padella, ci mettiamo con il sommarino, l'aglio in radice, l'arpa un attimo e è una cosa che uno può dopo lo fa, ci fa pure la scarpetta, diciamo questo. Quindi magari la tagliatella con la papera, ognuno ci avrà la sua ricetta perché usa la papera ad un certo punto, uno usa la papera muta, l'altro la papera chiacchierona, un'altra la vuole più grassa, un'altra più magra. Quindi poi sarà nei vari ristoranti che noi, se accetteremo la ricetta come confraternita, perché ci deve essere anche un certo screening, pubblicizzeremo che nell'agriturismo Pinco Pallino c'è dei maccheroncini del Campofilò fatti con lo sugo della papera. E sa che trova queste cose, quindi ci interfacceremo con Slow Food, come detto, con altri, con l'associazione, per far capire sul territorio il circuito, il percorso dell'Umido. Renato Rossi, gran maestro della confraternita dell'Umido di Petritoli. Ecco, parliamo di come nasce questa confraternita, quali sono gli obiettivi e soprattutto di questo tuo bastone dell'Umido, Anno Domini. Simbolo, il bastone è il simbolo della confraternita dell'Umido. Serve per fare un po' di rumore, abbiamo messo dei nastrini colorati con dei campanellini, e questo è il simbolo della confraternita che ogni gran maestro deve portare con sé ad ogni manifestazione per simboleggiare la confraternita. L'altro simbolo è la nostra mandellina con questi colori, con il logo. Io sono, essendo un gran maestro, ho 3 bordature d'oro, il gran cuciniere 2, il gran sensale, che è quello che tiene l'armonia, 2, e poi ci sono i confratelli con una bordatura. C'è un direttivo, abbiamo fatto il passaggio notarile proprio per dare ufficialità alla creazione come ollus di questa confraternita. Lo scopo della confraternita e l'ideazione è venuta da me, Renato Rossi, e dal mio grandissimo amico Piero Abruzzetti, che noi, io non sono cuoco, ma sono uno che cucina, soprattutto ci piace mangiare sia a me che a lui. Si vede anche un pochettino, siamo di forma tonda, perché la forma tonda è una forma perfetta, quindi ci teniamo a questo. E la cosa che abbiamo visto nelle varie sagre di tutto il territorio fermano-piceno, diciamo, non era mai menzionato, no, che ne so, la sagra della tagliatella con le lebbre. Sì, però come viene cotto? Cioè, qual è la cosa? La cosa è la cottura dell'umido, in umido. In umido significa, parliamo di umido perché ci siamo fatti aiutare da uno storico, dal dottor Ferruccio Scoccia di Conzano di Fermo, significa incominciare a cucinare le varie carni presenti nel territorio italiano, soprattutto nella nostra zona, usando come base il pomodoro, ossia fare il soffritto con le varie verdure dell'orto, soffriggere o sfrigliare, fare sfrigliare in dialetto le varie canne e poi aggiungere pomodoro fresco, passata di pomodoro. Questo è quello che ha portato a vedere quello che erano le nostre ricette della tradizione, che altrimenti avremmo tutti quanti fra non molto la pasticca
che sa di pomodoro con profumo di agnello, anziché avere l'agnello vero cotto in umido per poi fare le varie pietanze. C'è molta tradizione, noi vorremmo riscoprire quelle che sono anche le ricette tradizionali e condividerle con il territorio, che faremo sia a un sito internet che una pagina Facebook dove ci si può collegare, vedere le nostre manifestazioni, ci interfacceremo con le istituzioni, con altre organizzazioni tipo Slow Food o altre associazioni, creare dei convegni, parlare, io non dico oltre del chilometro zero, ma proprio dei 10 metri, di che cos'è che uno ha nell'orto, di come è stata la tradizione. Un'ultima domanda, come si diventa confratelli? Noi abbiamo fatto questo, per i confratelli, poi lo metteremo anche sul sito per fare domanda, oltre a quelli vicini, anche chi si vuole, diciamo, fare domanda, poi ci sarà il direttivo dei confratelli che valaglierà e valuterà se accettare o no i soci. Siamo abbastanza, fra virgolette, di manica larga per l'accettazione dei soci, la quota annuale sarà di 5 euro, quindi una cosa molto popolare. Ribadisco che la nostra è una ollus, siamo andati proprio dal notaio a fare tutto quello che è la trafila perché ci sia trasparenza e ci sia, per chi verrà anche dopo di noi, poter continuare senza problemi. Luca Tomassini, sindaco di Petritoli, ecco l'umido, una tradizione che continua. Assolutamente, continua appunto a Petritoli, dove di tradizioni ne abbiamo a Bizzeffe, dove appunto lo storico marchigiano per eccellenza Luigi Mannocchi è di Petritoli, dove lui stesso ricordava che già nella metà dell'Ottocento si tenevano feste tradizionali e tipiche a Petritoli. Quindi siamo molto contenti di questa ulteriore iniziativa che fa il paio con le altre tradizioni, festa delle cove, sacra della sporbadura e quant'altro ci sono sul nostro territorio. Siamo veramente contenti. Ecco, quanto è importante preservare la tradizione anche per farne un buon turismo? Ma io direi che è essenziale, cioè in un territorio come il nostro dove non possiamo fregiarci di grosse eccellenze quali possono essere il mare o la montagna pura, la nostra collina, il nostro mangiare, il nostro cibo è essenziale per far sì che i turisti possano apprezzare queste località, per cui ben vengano queste iniziative.